Anche questa settimana il meglio del web in televisione. Questa è Week Web, benvenuti alla seconda puntata, amici di Calabria News 24. Oggi parliamo di diversi argomenti, sicuramente di politica, ma anche di economia. Qualche notizia, possiamo dire, curiosa che arriva dall'Italia, da Roma soprattutto. E poi chiuderemo con lo sport ritornando in Calabria, perché è stata una settimana importante per le squadre calabrese, non solo per questioni sportive, ma andiamo con ordine. Passiamo alla pagina politica, anzi partiamo dalla pagina politica, l'agenzia di stampa nazionale Dire, dire.it, vediamo qui l'home page con una notizia di politica, notizia che parla del Partito Democratico. Renzi, Boschi sarà candidata, decideranno gli elettori. Nel pezzo la parola fine sul coinvolgimento di Maria Elena Boschi nel caso Banca Etruria la metteranno gli elettori, e questa la linea ribadita dal segretario del PD Matteo Renzi. Questa mattina ai microfoni di TGcom 24 la sottosegretaria del governo Gentiloni, già ministro per le riforme del governo Renzi, sarà quindi candidata nelle liste Dem, contrariamente a quanto chiesto dal leader della minoranza Andrea Orlando, che auspicava una riflessione sull'opportunità della sua candidatura. Di questo ne parliamo in collegamento con Nico Perrone, che è proprio il direttore dell'agenzia Dire. Benvenuto Nico, chiaramente come sempre. E a questo punto io ti chiedo, in relazione a questa notizia che stiamo vedendo, anche una tua considerazione, un tuo parere sulla questione Boschi. Guarda, è una vicenda complicata e molto banale anche. Complicata perché è stato incredibile, a ridosso di una campagna elettorale, insistere l'estato Matteo Renzi in prima persona per volere la commissione d'inchiesta sulle banche. La commissione d'inchiesta che doveva appunto servire a fare luce sugli scandali delle banche, che invece è diventata alla fine un boomerang che si è abbattuto violentemente soltanto sul PD e soprattutto sul sottosegretario Maria Elena Boschi. Banale perché le cose sono molto chiare, cioè qui si sta giocando sulle parole. Allora, da una parte il sottosegretario che viene accusato di aver fatto pressioni per farla, diciamo, acquistare da qualche altra grande banca, la Banca Etruria, dove c'era il padre vicepresidente, da parte della sottosegretaria invece il fatto che non ci furono nessuna pressione, ma soltanto delle richieste e delle valutazioni. Quindi qui stiamo giocando sulle parole. Il problema è che, a mio avviso, un politico, un sottosegretario, che ha un evidente interesse, come dire, di tipo familiare, perché il padre lavora in quella banca, lavora per quella banca, doveva stare, come dire, alla larga da tutte le questioni bancarie italiane. E invece, come si è visto in questa commissione di inchiesta parlamentare, è uscito fuori che sembra quasi a ogni incontro il sottosegretario Boschi ha avuto negli ultimi due anni si parlasse soltanto di Banca Etruria. Quindi è questa la cosa, come dire, che diventa dal punto di vista della pubblica opinione, cioè del cittadino comune, la cosa che non va bene e che dà fastidio. Sembra appunto che un sottosegretario di Palazzo Chigi, cioè all'interno del governo, però soltanto della banca dove lavorava, e questa roba non va bene. Senti Nico, resta con noi per commentare un'altra notizia, sempre sul sito dell'agenzia Dire. Migranti, parliamo di Minniti, parliamo di un tema molto particolare. Migranti, Minniti, in Italia il meno 33% di arrivi rispetto al 2016. E anche qui scendiamo per leggere il pezzo. Nel 2017, da gennaio ad oggi, gli arrivi via mare verso l'Italia hanno registrato un decremento complessivo di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo del 2016, e il numero degli arrivi si è notevolmente e progressivamente ridotto, ancora di più a partire da luglio scorso. E a questo punto, Nico, ti chiedo, funziona secondo te la ricetta Minniti? Ministro Minniti
nazionale, perché il ministro, fare il ministro dell'interno in questi tempi è veramente mestiere difficile, soprattutto perché c'è questa pressione, questa spinta di questi flussi migratori che sembrano inarrestabili, quindi c'è un lavoro immane da fare. L'Italia, soprattutto con la Calabria, cioè, siamo esposti, siamo terra d'approdo di queste decine e decine e decine di migliaia di profughi che scappano dalla guerra, sì, scappano dalla povertà, dalla miseria, cioè, alla fine si scappa perché dove si sta si muore e quindi si cerca fortuna e si cerca cibo altrove. Quindi la ricetta del ministro in questo momento sembra funzionare. Gli accordi che lui ha fatto con, diciamo, le varie autorità, che poi sono i capi tribù in India, che molte volte, come abbiamo visto, sono gli stessi che poi gestiscono il traffico nero della tratta dei migranti, sembra funzionare, cioè per il momento si è creato un filtro e quindi tutti gli arrivi si fermano in terra Libia. Abbiamo visto ultimamente che c'è un pezzo di questa rotta si sta spostando verso la Tunisia e quindi gli ultimi arrivi, mi pare di aver letto, arrivano dalla Tunisia, quindi diciamo non è che si è sempre salvi, perché secondo me nel momento in cui ci sta un business, ci stanno soldi, in ballo, un porto si trova sempre da dove partire. Quindi la ricetta del ministro Minniti sta funzionando, non è risolutiva, bisognerà intervenire presto perché o si creano le condizioni nei paesi di origine perché la gente abbia almeno di che mangiare, di che vivere, oppure noi ciclicamente, mese dopo mese, staremo sempre a fare i conti con i nuovi arrivi. Questo è il vero Bene, ringraziamo come sempre Nico Perrone per essere stato con noi e ci spostiamo a Roma. Abbiamo anticipato, sarebbe stata una notizia abbastanza curiosa. Dalle pagine del Messaggero, dal sito internet del Messaggero, ilmessaggero.it, Roma svuotò il cestino dei rifiuti nella metro. Per punizioni punirà le vie della città. Andiamo a leggere il pezzo che è abbastanza breve. Un 19enne romano, una notte di gennaio di 2 anni fa, si è divertito a svuotare un cestino porta rifiuti e a sparpagliare immondizia sulle scale mobili della metro B1 stazione Conca d'Oro. Ora per 3 mesi, una volta a settimana, dovrà ramazzare le strade di Roma. Il giudice che lo ha condannato, tecnicamente, che ha stabilito la messa alla prova, ha stabilito anche l'orario di lavoro, 3 ore a turno. 3 ore in cui il 19enne, incensurato ma talvolta sbronzo, dovrà pulire con attenzione vie e aiuole. Una notizia decisamente curiosa questa, ma anche un esempio probabilmente anche da seguire. E che ci dai là per passare ad altri temi, a parlare di economia e tornare in Calabria. Allora andiamo sul nostro sito, il sito di Calabria News 24, calabrianews24.it, perché in settimana abbiamo seguito un importante incontro che si è svolto alla Camera di Commercio di Cosenza fra l'ente camerale Bruzio e imprese e sistema bancario. Uno degli qui vedete il servizio, uno degli ospiti, possiamo dire, l'ospite principale di questa manifestazione è stato Sergio Magarelli, che è direttore regionale della Banca d'Italia. A lui abbiamo chiesto, e con lui abbiamo parlato appunto di quella che è l'economia calabrese, come sta, percentuali di crescita e anche stime per il futuro. Sentiamo. Teniamo presente che sono 8 anni di crisi terribile in tutta Italia, ma che ha colpito particolarmente il sud. E diciamolo pure, la Calabria è il sud del sud, quindi particolarmente in questa regione è stata molto pesante. Questa eredità è un'eredità pesante, sembra un divario incolmabile dal resto del paese, ma noi possiamo confidare che perlomeno qualche passo nella direzione giusta è stato fatto, perché già per il secondo anno abbiamo degli indicatori che volgono al positivo. Positivo è nel senso matematico del termine, cioè il segno è più davanti ai nostri indicatori. Quindi non illudiamoci che adesso ci sarà una crescita
eclatante o fragorosa, però perlomeno non c'è una decrescita, non c'è un freno, non c'è un calo, cosa che registravamo negli anni scorsi. Stiamo parlando di 2 anni, quindi non si può parlare di trend, però di conferma dell'andamento favorevole, sì. Il 2017 sembra dare delle indicazioni in tal senso, quindi di conferma di questi andamenti. Lo abbiamo detto, restando in Calabria, è stata una settimana importante per due società sportive calabresi. Parliamo di due società di calcio. E andiamo con ordine, iniziamo dal Catanzaro, perché lì è davvero i capi di imputazione. Non parliamo solamente di sport, ma parliamo di vicende giudiziarie. Capo di imputazione molto pesante, la presunta combine fra Catanzaro e Avellino. E andiamo sul sito del Catanzaro. Vedete qui il lancio Moneygate, assoluzione per Catanzaro e Avellino. E nello specifico, sempre il sito del Catanzaro, il TFN dà ragione ai giallorossi, rilevando la debolezza dell'impianto accusatorio, un punto di penalizzazione per il pagamento ritardato degli emolumenti di maggio 2017. Questa in breve la sentenza, che quindi parla di assoluzione, e noi abbiamo in collegamento l'avvocato del Catanzaro, Sabrina Rondinelli, che ringraziamo per la sua disponibilità. Allora, Sabrina, questo possiamo dire che è un successo tuo personale, ma è anche un successo di un'intera città. Sicuramente sia a livello personale che, se posso dire, anche per il Catanzaro una bella soddisfazione e anche per la città stessa, perché è chiaro, diciamo che questa vicenda nasce dall'arresto dell'ex presidente del Catanzaro Cosentino da maggio, quindi il rischio era che, diciamo, dalle accuse mosse dalla procura, insomma, che ci fosse una richiesta abbastanza pesante, come poi è avvenuto, che non avrebbe meritato sicuramente la città di Catanzaro una penalizzazione del genere. È chiaro, io una cosa che ci ho tenuto in sede di udienza è evidenziare che a questa richiesta della procura potesse avere anche un impatto, insomma, ambientale abbastanza, insomma, con gravi danni, ecco, anche per i tifosi stessi. Senti, entriamo un po' nel merito, perché qui si parla di assoluzione piena. Ci puoi spiegare magari nel dettaglio? Diciamo, fin da subito io ho sempre detto che le prove di questa benedetta combine tra il presidente dell'Avellino e l'ex presidente, diciamo, del Catanzaro Cosentino non c'è mai stata. Quindi voglio dire, non fornendo la prova è chiaro che il tribunale ovviamente ha prosciolto i deferiti e le due società, l'Avellino in questo caso e noi del Catanzaro. Però ripeto, diciamo, fino all'ultimo io ci ho tenuto ovviamente a mantenere diciamo, una difesa a 360 gradi, perché comunque il rischio ci potesse essere di una mala interpretazione delle intercettazioni sia ambientali che telefoniche, ecco. Possiamo dire che per concludere, in buona sostanza, è stata scritta anche una pagina di bel calcio, perché parliamoci chiaro, in caso di condanna sarebbe stata accertata una combine, così non è, quindi è anche un bene per lo sport in generale. Questa è una cosa che io ci ho tenuto a dire anche in udienza, perché, diciamo, il Catanzaro, io vabbè, sono l'avvocato del Catanzaro dal 2012, quindi diciamo dal primo anno di Cosentino, 2011-2012, e devo dire che il Catanzaro, da almeno posso dire, ma anche prima, comunque, diciamo, da quando io sono subentrata, ha sempre denunciato ogni minima irregolarità. Questo per dimostrare che la società è sempre nata con i principi, il rispetto dei principi dell'ordinamento federale. Quindi questo sarebbe stato un danno di immagine, economico, anche per il presidente Noto, che ha investito con grande impegno in questa azienda, perché comunque lui ha creato una società di calcio con un'azienda, lo ha sempre detto, quindi sarebbe stata un'ingiustizia che non meritava la città di Catanzaro, assolutissimamente. Bene, ringraziamo Sabrina Rondinelli per essere stata con noi. Restiamo in tema di calcio e anche in questo caso calcio e giurisprudenza vanno a braccetto. Ci spostiamo sul sito del Rende Calcio, perché anche qui una soluzione. Prosciolti il Rende Calcio e il presidente Fabio Coscarella. Questa è la prima bella notizia, diciamo, della settimana del Rende. Ricordiamo, il presidente Fabio Coscarella è stato assolto da un po' tutte le accuse riguardanti la vicenda della presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate nel mese di luglio. Ma a questo si unisce un'altra buona bella notizia. Restiamo sempre sul sito del Rende Calcio. A Francesco Forte, il portiere del Rende, il premio Lega Pro Best Awards come miglior portiere. Quindi un riconoscimento importante per il portiere del Rende. Su questo, sul momento del Rende e anche sulla vicenda giudiziaria, lo
lo abbiamo sentito, abbiamo sentito proprio il portiere Francesco Forte. Sicuramente è un premio prestigioso che arriva dopo anni e anni di sacrificio, sono molto felice di questo, ma ecco, non mi voglio fermare qua, questo per me deve essere un punto di partenza. Ecco, arriva a fine giornata d'andata, quindi è anche un momento di bilanci. Non ti chiedo un bilancio tuo personale, ma della squadra. Ma sicuramente è positivo, perché abbiamo girato a 25 punti, abbiamo un girone di ritorno tutto da fare, abbiamo le possibilità di migliorarci ancora ed è l'obiettivo che vogliamo prefissarci a fine anno. Ecco, migliorarci ancora significa non accontentarsi della salvezza. No, nel senso che bisogna fare sempre meglio di quello che si è fatto. L'obiettivo nostro principale rimane ed è sempre la salvezza. Poi è normale che raggiunta quella là possiamo alzare l'asticella e pensare a qualcosa di più importante. A proposito d'attualità, è arrivata anche un'altra bella notizia oggi. Come l'avete vissuta voi, insomma, questa vicenda? Ma l'abbiamo vissuta sempre bene, perché il presidente in prima persona ci ha sempre parlato che eravamo a posto, quindi ci siamo sempre fidati del nostro presidente e oggi è arrivata la sentenza dove hanno prosciolto il rende, non ci sarà nessun punto di penalizzazione e ripartiamo più forti di prima. A proposito della Regina, è la terza volta che vi incontrate fra campionato e Coppa, che gara ti aspetti? Ma è una gara difficile, purtroppo adesso inizia un altro campionato, ecco, il girone di ritorno è sempre diverso da quello dell'andata, ora le squadre sanno il nostro potenziale, quindi sanno che affronteranno una squadra forte, qual è il rende, e quindi inizierà un altro campionato e noi dovremo interpretarlo con lo spirito giusto. Bene, è tutto per questa puntata di Week Web che come sempre torna sabato prossimo. A voi tutti una buona settimana e anche un buon Natale.